E ben ritrovati con il nostro mitico TurboStar. Oggi inizieremo una nuova serie di sfide con il grande TurboStar di Ralph Garage. La sfida che andremo ad affrontare in questo periodo sarà quella di appunto di girare girare l'Europa, ma questa volta sarà molto ma molto più ardua la missione. Cioè, questa volta andremo a disegnare l'Europa e quindi percorreremo il perimetro di tutto il continente europeo attualmente disponibile su questa mappa. Lo spunto è stato preso da un YouTuber che si chiama Nazario Nesta, che durante il periodo di che questo YouTuber, il quale saluto, ha praticamente ha percorso il perimetro della penisola italiana. Ed io, prendendo spunto, ORGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. grazie mille a tutti, benvenuti alla live e grazie per l'hosting. E dicevo che Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. grazie mille a tutti, grazie per l'hosting e benvenuti. E quindi scusate se mi sono fermato. E quindi andremo ad emulare un po' questa sfida che ha fatto appunto Fabrizio Dab1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. grazie mille e benvenuti a tutti. Sempre puntuali e precisi. E quindi andremo a fare qualcosa di simile di ciò che ha fatto Nazario. E quindi la prima tratta, questa ovviamente ci sarà una lunga serie di piccole tratte, e quindi niente, sarà bella lunga. Adesso passiamo alla traduzione in lingua inglese. Hi everyone, welcome to our rendezvous with Euro Truck Simulator 2. With the TurboStar by Ralph Garage. From today, we will start a new challenge. We will surf the perimeters of the European. Fabrizio Dab1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti e benvenuti e grazie per il raid. E dicevo, andremo a sorry, we will do a perimetral trip. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti e benvenuti e grazie per il raid. We will do a trip surfing perimetral European states. I saw that. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti e grazie per il raid. Dicevo che, sorry, I was thinking that seeing that I have seen this challenge made by Nazario Testa
Nesta, sorry. He's a YouTuber. He done the he ran by feet the border of the Italy. So he drew the Italian territory by foot. And now I will do a kind of that challenge, trying to running on the border and perimetral routes of European states. Salut à tous et bienvenue à notre live dédié au Turbo Star Autographe Garage. Aujourd'hui, nous allons commencer un défi. Nous allons parcourir le périmètre du continent européen, tout ce qui nous sera possible faire avec les actuelles maps DLC. Je me suis inspiré à un défi qui a fait un youtubeur qui s'appelle Nazario Testa. Il a parcouru le périmètre de l'Italie. Et maintenant, nous allons faire la même chose, mais on va le faire en parcourant les routes des États européens. On va dessiner le périmètre du continent européen. Detto questo, adesso cominciamo. E maintenant, c'est parti. Let's go now. And good luck. Il Turbo Star, il mitico Turbo Star di Ralph Garage. This is always the Turbo Star by Ralph Garage. Ma allora, vediamo se è ancora attivo. Perfetto. La prima tratta sarà da Lisbona a Brest. E poi, man mano, continueremo a disegnare il perimetro europeo. So the first part of this challenge, it starts from Lisbona, and we will go to Brest in France. Ok. Questo lo togliamo. Ok. E now let's go. Andiamo. Tutto è funzionante. Perfetto. E vai con l'accompagnamento. Come sempre, io ringrazio tutti coloro che stanno facendo crescere questo canale molto molto piccolo. Ringrazio soprattutto coloro che guardano i miei video in diretta e in differita, ma in particolare a coloro che guardano i miei video e non scrivono, e a coloro che li guardano e non hanno un account e quindi li guardano in maniera anonima. E a voi, soprattutto a voi, vanno i miei ringraziamenti. So I want to say thank you so much everyone for watching my live streaming and my replays. I want to say thank you at the people who watch my live streaming and particularly
people who watch my streams and my video, and they don't have any account on Twitch, so they watch my live anonymously. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Et comme toujours, je veux cueillir l'occasion pour remercier tous ceux qui suivent mes lives. En particulier, ceux qui suivent le live et n'écrit pas en chat. Et ceux qui regardent mes lives et mes vidéos en réplique. Qu'ils n'ont pas un compte Twitch enregistré. À vous, mes plus grands merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vediamo un attimo una cosa, quanto manca qua? Ah, 126 km, ok. E noi continuiamo, come sempre, con il mitico Turbostar. Ovviamente chi ha seguito anche l'ultima live noterà che mancano circa 3000 km percorsi sul contachilometri. Ciò è accaduto a causa dell'aggiornamento del gioco base e per incompatibilità. Il salvataggio precedente non è stato possibile recuperarlo. So if you are watching at the kilometers I have run, you will see that there are less 300 kilometers less. I know, that's right. That's because when the game, the main game, has been updated, I lost the latest save game. So I have 3000, sorry, kilometers less run. Dobbiamo fare un po' di fretta e noi ovviamente in questa sfida andremo a trasportare uno yacht. So in this challenge we will transport a yacht. Nous allons transporter un yacht dans ce défi là. I hope you will enjoy the soft gaming. J'espère que vous allez agréer le soft gaming. Mi auguro che gradiate il soft gaming, che è un'esclusiva di questo canale. Appunto, è un'invenzione del sottoscritto. I hope you will enjoy as well, sorry again, the soft gaming and this kind of doing gameplay is an exclusive by me.
You will only watch the real soft gaming and the original one on this channel. J'espère que vous allez aimer et agréer le soft gaming que vous allez trouver seulement sur ce canal-là. C'est une invention de moi, inventée par moi. Merci beaucoup. Allora, adesso ci teniamo a sinistra. Perfetto. E vorrei cogliere anche l'occasione, come sempre, per ringraziare coloro che si iscrivono al canale, in particolar modo a coloro che lo fanno durante le repliche della programmazione, a coloro ancora che lasciano un messaggio in chat, e in particolar modo a coloro che supportano il canale. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Che supportano il canale attraverso i bit, i tip, e soprattutto a coloro che lo sostengono, ahia, con la sub. E a tal proposito, se volete sostenere questo canale piccolissimo, ecco, potrete farlo in maniera del tutto gratuita. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Utilizzando il vostro account Amazon Prime, collegando Amazon Prime Gaming a Steam, e potrete insomma sostenere il canale gratuitamente. So I want to say thank you so much, everyone. Thank you so much while you follow this channel while I am in replay. I want to say thank you so much as well who leave a message and who is supporting this very small channel by with the bits, with the cheers and the subs. And I will inform you or say you that if you want to support this very small channel, you can by using if you want to support this small channel with the sub, you can do this, you can do it for free using your Amazon Prime here on Twitch, and you will support for free zero this is a very small channel. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Je vous remercie tous qui supportent le canal parmi les bits, les cheers, et avec un sub, avec un sub. Vous pouvez aider ce canal en utilisant votre compte Amazon Prime ici sur Twitch, et
Vous pouvez le faire gratuitement et vous pouvez soutenir ce petit canal. Merci aussi à ceux qui s'inscrivent quand je suis en réplique. Merci beaucoup à tous ceux qui laissent un message. Maintenant, on va explorer ce point panoramique. Now we will check this view area. E adesso vediamo un po' cosa ci offre la visuale su questo punto panoramico. Andiamo. Gli sviluppatori di SCS hanno fatto davvero un lavoro grandioso. Di SCS Software Developer, they've done a great job. E je veux dire bravo aux développeurs de SCS Software. Parce qu'ils ont fait un travail très 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 bien fait. Bravo, great job, bravissimi. Detto questo, adesso però continuiamo il nostro viaggio. But now, after all, let's go. E maintenant, après tout, on y va. Parti 3, 2, 1. E come sempre siamo a bordo del nostro destriero, un Turbostar da 640 cavalli, mod fantastica e straordinaria di Ralph Garage. So we will run again with our beloved and extraordinary Turbostar by Ralph Garage with the awesome power of 640 horsepower. Nous allons continuer nos défis avec notre bien-aimé Turbostar de Ralph Garage. 640 HP de pouvoir de puissance sous la cabine. Però mi sa che sta andando un po' troppo veloce. Lasciamo Lisbona. Ah, aspetta un attimo, io qui però devo. I must now trace the itinerary. Ok. I was forgetting this particular. So now. Quindi noi dobbiamo passare per di qua. Esatto, sì. Esatto, sì. Yes, this is the route. Perfetto. Ok. 2000 km. I was forgetting to set up the itinerary because we will do a quite long itinerary. Respect the original one. Nous allons parcourir un peu plus de rues
un peu plus de kilomètres. À différence de l'itinéraire original. Tenersi a sinistra. Ok, ci teniamo a sinistra e andiamo dritto. Tenersi a sinistra. Ok, teniamoci a sinistra e andiamo dritto. Tenersi a sinistra. E sto a sinistra. Ok. Grazie ancora a tutti coloro che mi stanno tenendo compagnia in questa live. Thank you so much who is making me company during this live stream. Thank you. Je veux dire merci à tous qui me tiennent compagnie pendant cette live. Merci beaucoup. Giorno ovviamente ritornerà la webcam. So in a few days the webcam will we will back again. Dans entre quelques jours on va je vais y remettre la webcam, donc vous allez regarder mes expressions. Punto. Ecco qua, direzione Brest, non so come sia, però il nostro destriero Turbostar non si ferma davanti a nulla. Il Turbostar di Ralph Garage. Coimbra. Antonio da Coimbra. Occhio che il Turbostar è un potente mezzo, vecchia scuola, tutti muscoli, tanta sostanza. Ok, siamo appena a 100 km orari, abbiamo superato le 88 miglia, ora ne vedremo delle belle. Grande Giove. We passed the
88 mile per hour, so we will do good things. Great Scott! Back to the future. Future. Grazie ancora a tutti coloro che mi stanno tenendo compagnia e come sempre lo ripeterò all'infinito, grazie mille a tutti, in particolar modo a coloro che non avendo, a coloro che non hanno un account Twitch e quindi mi stanno guardando in forma anonima, grazie. I want to say again, thank you so much for making me company during this live streaming. I want to say thank you so much to you that you are watching my live and my replay videos, and you don't have a Twitch account. Thank you so much to you. Thank you. Thank you to you as well. To you that you have an account and you are watching this video as well. Thank you. Je veux dire merci à tous ceux qui me font compagnie pendant cette live là. À ceux qui regardent d'une manière anonyme mes live stream, et aussi ceux qui n'ont pas un account Twitch, un compte Twitch, et ils regardent mes directs vidéo et mes répliques. Merci beaucoup, merci. Ma guarda queste pazze. Comunque volesse dire grazie a tutti quanti, grazie a voi che guardate, che mi state facendo un po' di compagnia qua coppa sto canale. Voglio dire grazie a voi che state guardando sta cosa dal vivo, e in particolare a chi là che non stanno registrando in coppa a Twitch e vi faccio compagnia, insomma vi faccio compagnia, grazie assai. I hope that my live streaming and my replay we will you in very good company. J'espère que vous que regardez cette live, cette direct et mes répliques, vous sentez en compagnie, en bonne compagnie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tenersi a sinistra. Ah, tenersi a sinistra, detto. Porto Spagna. Ok, qua. Limite sceso, limite di velocità. Devo dire che hanno fatto una buona correzione del grigio qui. Gli sviluppatori, c'è ancora un po' di presenza di color ciano o rosa, insomma, sul grigio, però è nettamente ridotto. Bravi, bravi, bravi. With this update of the main game, the developers
have made a great job. So I can see chromatics aberration on the gray color. Is less than before when the version 1.40 has been released. So SES software developers, you have you are doing a great job. Thank you so much. Thank you so much. Destra. Andiamo di qua che c'è più spazi. Ah, qua c'è il limite a 40 km orari. Ok. Sempre dritto. Ok. Allungheremo di circa su questa prima tratta circa 300 km grosso modo rispetto all'itinerario originale. So with reference with the original itinerary, we will do at least 250 kilometers more plus. So should be e qua non ci sono proprio passato. Ah no, questa è l'area di sosta. Scusate, ma in questo momento tutto freno a motore. Only engines brake. J'ai utilisé seulement, uniquement le frein à moteur. C'è qualcuno? Ok, non c'è nessuno. Chat, tutto bene? Hi chat. How you doing? Salut chat. Comment allez-vous? Chat, tutto a posto? Voi. I use so often speaking in Neapolitan language. The last one I used it, it's a Neapolitan language.
Parfois, je parle dans la langue napolitaine. Et l'avant-dernière langue que j'ai parlé, c'était naturellement le napolitain. Ci mancava solo questo, e ci mettiamo a sinistra. È vero, è vero. Tenersi a sinistra. Ok. Benvenuti a tutti in la live e vi ringrazio anticipatamente per la vostra preziosa compagnia. Grazie. Hi everyone, thank you so much for making me a good company during my live streaming. Thank you so much. Salut. Et merci beaucoup pour me tenir en votre précieuse compagnie pendant mes directs. Merci beaucoup, Tenersi merci a beaucoup. sinistra. Allora, andiamo un po'. Ok. Andiamo dritto. I lampicelli li posso spegnere. Adesso qui c'è la luce del giorno, quindi non ci serve. Thank you so much, merci beaucoup, grazie mille. E ovviamente voglio ringraziare voi che in questo momento mi state facendo un po' di compagnia. Siamo arrivati in Spagna, mi sa. Che mi state facendo compagnia voi a me durante sta diretta streaming. Grazie, grazie assai, grazie, 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 grazie. Speriamo di non toccare il muro qua. Oh mamma, che stretto. Vediamo un po' se ci riusciamo. Fila a filo. Fila a fila ce l'abbiamo fatta, però ancora dobbiamo uscire. Speriamo di non urtare nulla. Perché il cliente è molto esigente e ha detto che non vuole graffi sullo yacht. So I was thinking that there were not so big space through the bay toll, and I passed from the walls at the millimeter and guessed that is waiting for this yacht. He says that he didn't want to see any scratch on the yacht, so we must do our best. Il limite è 100 km/h, 80, ok. Quand je suis passé au point de péage, je pensais que je n'aurais pas réussi à passer entre les murs, mais
Heureusement, j'ai fait une manœuvre millimétrique, précision millimétrique. Et notre client, il attend son yacht en parfait état. On doit faire un très beau travail. Dark-basso-andre-basso-24 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Voilà, Dark Andre 24, benvenuto nel canale, grazie mille per il follow. Welcome, 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 bienvenue a Dark Andre 24, merci pour le follow e bienvenue. E lo dico pure in napoletano, dai. Dark Andre 24, benvenuto in tuo canale, grazie per il follow. Grazie assai. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Onore e piacere mio. Honor, my Uscire honor a and my destra. pleasure to have you here in the channel. Thank you so much. Honore e plaisir de t'avoir dans le canal. C'est le mien. Bienvenue. Ci risiamo. Per coloro che guardano questo video in replica, aprendo la chat potranno rivedere la sequenza degli eventi. E quindi, se volete anche voi lasciare un messaggio, mi farebbe enormemente piacere, mi fa enormemente piacere e Tenersi a sinistra. vi risponderò, insomma, qualora dovessi essere la programmazione dovesse essere in replica, vi risponderò, insomma, con grande piacere. Grazie mille ancora a tutti per il vostro sostegno. Thank you so much. Allora, adesso sinistro è sempre dritto, ok. Dopo, come al mio solito, al termine della live farò un raid all'amico Fernbus se sta in diretta. Quindi, insomma, mi farebbe enormemente piacere se restaste ancora. Anche qualche minuto a salutare l'amico Fernbus, Tenersi a destra e che è un poi bravo uscire a streamer. destra. Uscire a destra. Dijon. Dijon. Allora noi ci siamo quasi. Dovremmo essere quasi 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 a metà strada. Anzi, no, mi sa che ci vuole ancora qualche chilometro prima di arrivare a mezza via. Yes. Ci sono ancora un po' di aberrazioni qui, noto sulla sinistra. Ma sono accettabili. 120 km orari è il limite e noi cerchiamo di rispettare i limiti di velocità.
Ovviamente, per chi è interessato alla mod del Turbo Star, Tenersi a destra. Uscire a destra. troverà nella descrizione del video il link Uscire a destra. del sito internet di Rough Garage, dal quale poter scaricare la mod base del Turbo Star. Prendere la seconda uscita. Tenersi a destra. Oltre al Uscire adesso. link della pagina Facebook di Rough Garage 84. Dal sito internet di Rough Garage è possibile scaricare gratuitamente la mod base, appunto gratuita. Ed eventualmente poi è possibile acquistare la mod che ho preso anche io, che sarebbe quella del motore, i cerchi in acciaio, le marmitte in stile americano, che adesso ho un po' di difficoltà da farvi vedere, il sound delle marmitte aperte e il motore da 640 cavalli, che è una bestia. Ovviamente, per chi è eventualmente interessato ad acquistare Euro Truck Simulator 2 o altri giochi o altre cose per altre piattaforme, in quel stesso link potrete acquistare anche altri software scontati. So if you are interested by this mod of a Turbo Star Ralph Garage, in the description of the video you will find a few links that are the internet site of Ralph Garage, where you can download for free the mod base, and where you can buy my same tuning pack that contained a 640 horsepower engine to pipes on American style. The steel wheel and the white pipes sound. Si vous êtes intéressé à télécharger cette mod base du Turbo Star de Rough Garage, vous allez trouver des liens dans la description du vidéo. Ces liens sont les liens pour la site internet de Rough Garage, où vous pouvez télécharger gratuitement la mod base. Puis, si vous voulez acheter le tuning pack que moi si j'ai acheté, vous pouvez le faire. Et ça contient un moteur avec une puissance de 640 HP, les roues en acier, l'exhaust d'échappement en style américain, le son des tuyaux d'échappement vidés. Si vous êtes intéressé à acheter Euro Truck Simulator 2, autre jeu pour PC ou autre device, vous pouvez le faire. Vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. C'est un lien pour
un shop internet multi-platform. Tenersi a sinistra. Vous pouvez acheter un jeu ou autre chose pour PS4, PS5, Nintendo et autre chose. Voilà, vous allez trouver tout. E si va bene c'è la mod in Ralph Garage, nella descrizione del video trovate il link dove scarica sta mod base a gratis. Poi vuoi da catta pure un pacchetto tuning, allora ci trovate un bello motore a 640 cavalli che è a guerra. Poi ci ruote pure in marmitte stile camion americano. Usuona in marmitte spolate. Ma io comunque avere sto turbo stare Ralph Garage. Poi se volete accattare Eurotruck o Adi Yoga e volete sparagnare una cosa rally sord, allora c'è sta un link a potete accattare un yoga per PC, per PlayStation e tutto quello che volete voi. E i prezzi sono bassi. Vash, campo vash. E in questa live non ci facciamo mancare nessuna lingua. Soprattutto la mia amata lingua partenopea. Conosce George? Chi George? George è San George. Ah, un canush. Mi t'ha conosciuta? E benvenuti ovviamente nel mondo del soft gaming. Un nuovo modo di fare intrattenimento in maniera rilassante. Allora io qua direi quasi quasi di andare a rabboccare il mezzo, perché non so. Allora più avanti, quasi sì, rabbocchiamo il mezzo perché non so che autonomia c'ho, quindi nel dubbio rabbocchiamo. Mi sa che sto ricalcolando il percorso. Non so se è un quarto di serbatoio che è rimasto. Andate. O è mezzo serbatoio. Sto cercando un nuovo percorso. Refueling again. Diamo un po' quanti litri abbiamo consumato. Ah, però 300 litri. Ah, ecco, allora era mezzo serbatoio. There were a half reservoir full. Mission accomplished. Non importa, troverò un nuovo percorso. Per un attimo ho temuto di aver tamponato un camion, invece il camion, invece era il trigger della piazzola di sosta che mi ha ricordato che era possibile fare una siesta, ma noi la siesta in questo momento non ce la possiamo permettere. Quanto manca? Vediamo un po'. 1100 km, ok, dai, tutto sommato. Rispettiamo i limiti di velocità,
Let's always check at the speed limits, and we must respect the road code. E allora sì, abbracciami più fort, perché pochi se ne fu. Sentiamo che passate tempo verso, ma non rimane, non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. E quanto mi manca lei, ma non posso dirgliela purtroppo. I miss her so much, but I cannot tell her. Elle me manque beaucoup. Et je peux pas lui dire ça. C'è un mezzo militare lì, o sbaglio? No, non è un mezzo militare. Para 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 para. E viva l'Espagna. Bilbao, ah, stiamo quasi arrivando, ok. Siamo quasi arrivati all'ultima città di confine della costa atlantica della penisola iberica. Se non ricordo male, Bilbao dovrebbe essere l'ultima. We should approach into the last city of the Iberia. Bilbao should be the nearest border city before entering in France. Ne devrions être prêt à nous approcher à la ville de Bilbao, qui doit être la ville aux confins de avec la France. Doit être la dernière ville espagnole avant d'entrer en France sur la côte océane. Sur la côte atlantique. Quanto ci piace questo Turbostar? A me tantissimo. How much do you like the Turbostar? For me, to me, so much. Combien vous aimez ce Turbostar? Moi, à la folie. E mo, napolitanamente parlando, guaiù, sto Turbostar è un ruota.
in questo momento state guardando, mi state tenendo compagnia e non avete un account Twitch, se vi va registratevi pure a Twitch e date, lasciate un bel follow al canale. Onore e privilegio è mio qualora voi decideste di onorarmi della vostra presenza, onorare questo minuscolo canale della vostra presenza. Ho preso l'autobus, fratelli. If you are watching this video anonymously and you don't have a Twitch account, I will be so happy and very proud if you will register it, make a Twitch account. It's free and I will be very 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 proud and very happy if you will leave a follow to this channel, this small channel. Thank you so much. Pour vous que vous n'avez pas un compte Twitch, et surtout pour vous que regardez cette direct ou la registration en manière, en façon anonyme, pardonnez mon mauvais français. Si vous voulez, vous pouvez enregistrer un compte Twitch, que ça c'est gratuit, et vous pouvez aussi vous inscrire au canal ou laisser un follow au canal. Merci beaucoup. Alors, pipes, marmite, les tuyaux d'échappement, un style américain, le cercle, le moteur, l'engine, il motore, e poi la bellezza dei dettagli di questo mezzo. The great part of detail on this tractor. Sorsetto d'acqua, che qua a parlare si è seccata bocca, si è seccata la bocca, prosciugata. I drink a bit of water because my mouth was so dry. Talking. Je bois un peu d'eau, qu'elle m'a rafraîchi la bouche, parce que ma bouche elle était sec en parlant.
E il Turbo Star, come vedete, rallenta di qualche chilometro orario, poi dopo mantiene la velocità costante. È proprio una mod grandiosa. As you can see, this Turbo Star lose a couple of kilometers per hour, then he's still very constant on the speed. Ce Turbo Star, il est très fantastique parce que quand il perd la vitesse, il la fait, mais il perd quelques kilomètres heure, et puis il reste constant avec la vitesse. Mi sa che siamo... Eh sì, siamo arrivati in Francia. Con la coda dell'occhio, eh sì, questi sono i caselli autostradali della Francia. Ok. Finally, we arrived in France. This is the first... pay station of the France. Bordeaux, ok. Nous sommes arrivés finalement en France. J'ai reconnu la station à péage qui était derrière. Quindi andiamo verso Porto. E quindi siamo quasi a metà strada, anzi forse siamo a metà strada, direi. E comunque questo Turbo Star è proprio una grande soddisfazione. Arrivati in Francia, abbiamo trovato un po' di pioggia, abbiamo fatto anche una specie di rima. Bordeaux, mi sa che da Bordeaux a Bre dovrebbero essere un paio di centinaia di chilometri, 250-300 più o meno.
pedaggio. Tra 100 metri tenere la sinistra. Tenere la sinistra. Poi rallentare. Altrimenti ti porti via la sbarra. Abbiamo disegnato una piccola parte dell'Europa. Sterzo leggero qua, sento proprio che l'aderenza è proprio molto bassa. I can feel steering wheel very light, the road traction is very 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 low. Oh, questo deve essere un collaboratore che sta trasportando l'elicottero. He should be a cooperator. The truck, the Scania, the blue Scania transporting the helicopter should be a cooperator. Ok, teniamoci a destra. E infatti la strada lì è chiusa. E qui. Dai che sta smettendo di piovere. Oh, finalmente. Tenersi a sinistra. Ok, devo. Ok, devo proseguire dritto. Ciao Matt PGL, ciao, benvenuto, benvenuta nel canale, grazie mille e grazie per essere passato, grazie per il messaggio. Come stai? Io qui adesso in questo preciso momento con il Turbostar di Raf Garage sto iniziando una nuova sfida, ovvero quella di disegnare il perimetro del continente europeo. Quindi andrò a percorrere. Mate PGL ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Oh, grazie mille per il follow. Benvenuto e grazie ancora. Meno male, dai. Anche qui tutto a posto alla grandissima. E ti dicevo che nell'appuntamento precedente con il Turbostar ho visitato tutte le capitali europee, quindi ho fatto un tour così per le capitali. Questa volta invece il tour sarà molto più lungo perché dovrò praticamente
percorrere tutto il perimetro del continente europeo, come stavo accennando prima, Tendersi a sinistra. isole incluse, quindi Sardegna e Corsica. E quindi ci saranno molti chilometri da percorrere. E ovviamente Tendersi a destra. questa è la serie dedicata al Turbo Star di Rough Garage. E al momento sto utilizzando la mod base più il tuning pack a pagamento, tuning pack credo, scusa, che ho pagato all'incirca 5 euro, 6 euro, e che praticamente ti dà il motore da 640 cavalli, che va una meraviglia. Poi ti dà le marmitte in stile americano, che adesso arrivo sotto il casello, che rallento e ti faccio vedere. I tubi di scappamento in stile americano, i cerchi, questi che vedi, e ti danno anche il suono delle marmitte svuotate. Insomma, oltre alla mod base, che è fatta in maniera meticolosa, fatta veramente bene, e riproduce alla perfezione tutti i dettagli, incluso il sound del motore. E quindi questo è. Anche tu giochi a Euro Truck Simulator? Ahia, questa mi è venuta addosso. Se sei eventualmente sei interessato, poi ci sono i comandi lì, punto esclamativo comandi, e ti escono tutti i comandi del canale, quindi insomma potrai sbizzarrirti e divertirti qui nel canale. No, io in questo momento sto facendo. Io sono partito da Lisbona e sto andando a Brest, Bre. Quindi sono partito con le DLC, ovviamente, sì. Altrimenti non avrei potuto. Non avrei detto il tour perimetrale europeo, ma avrei detto il perimetrale della mappa base. Quindi, sì, funzionante al 100% la mod base, insomma, la mod di Rough Garage con le mappe. Quindi, se vuoi, dai un'occhiata ai comandi, perché al momento non ricordo se ho messo il comando per la mod di Rough Garage. Eventualmente non l'ho messa, mi ricorderò di inserire il comando, così Ah, va bene. È il Turbo Star. Guarda, questa versione qua c'è anche la versione gratuita. Basta che vai su Google e dici Rough Garage 84. Ah, perché? Ah, ma tu giochi con. Ho capito, c'è il profilo gioco pulito. Io in realtà ti dirò una cosa, che ho profili dedicati, cioè un profilo liscio. Tendersi a destra e Ah, poi uscire devo dentro. uscire. Ho un profilo liscio privo di mod, eccetera, eccetera. E poi un profilo, Uscire questo a qui, destra. dove ho solo ed esclusivamente la mod, questa qui di Rough Garage. Diciamo che tu sei un purista, se ho ben capito. Però io ho fatto così perché questo profilo qui lo utilizzo prettamente in single player, mentre l'altro con gli altri camion base, diciamo così, lo utilizzo in multiplayer, oltre a, diciamo, ad utilizzare American Truck. Se eventualmente sei interessato ad acquistare delle DLC scontate, puoi digitare punto esclamativo gioco, oppure gioco, e ti esce il link dove
puoi trovare il gioco base, Eurotruck, le DLC di Eurotruck è molto alto, molto altro, chiedo scusa, a prezzo scontato fino al 70%. Anche io con questi di questi tempi qua, se si può risparmiare qualcosina è sempre buono. E quindi magari potresti anche trovare qualche DLC che ha un ottimo prezzo, un buon prezzo, e quindi potresti valutare eventualmente di espandere come dire, la tua mappa, e quindi potrai anche iniziare a girarti un po' di più. Insomma, si trovano a prezzi scontati. Prendo sempre tutto da questo sito qui. Ovviamente trovi non solo prodotti per PC, ma anche per console, tipo l'abbonamento per la PlayStation, PS giochi per PS4, PS3, insomma, per tutti i tipi di dispositivi. E dimmi un po', visto che anche tu giochi ad Eurotruck, faccio una domanda a tutta la chat, vediamo un po' chi mi risponde. Qual è il vostro camion preferito di Euro Truck Simulator 2? I will ask pose a question to all chat. Which truck is your favorite? With reference to the base game, please type in chat. Je vais vous demander si quel est le camion que vous aimez ici sur Eurotruck Simulator 2, et s'il vous plaît, tapez-le en chat. Merci beaucoup. E adesso lo dico in napoletano. Voglio, si sta con mod. Ricitami una cosa, ma qual è il camion, il gioco base che a voi vi piace? Scrivetelo rinda chatka. Ah, mitico. Il Volvo, caro Meth. Il Volvo è stato uno dei primi camion che ho. Dei camion più potenti che ho acquistato su Eurotruck, e ti parlo ovviamente del 2012, quando è uscito, ed anche io l'ho messo bello potente. Poi man mano sono passato allo Scania, e poi per un periodo l'anno scorso praticamente li ho provati tutti i camion del gioco base, quando dico tutti, tutti dal primo all'ultimo, e devo ammettere che anche il meno potente, che se non ricordo male era un Renault, quello piccolino mi pare che si chiama Renault, mi sfugge, e comunque Alla anche con vittoria quel per Renault lei, lì, la seconda uscita. con il cambio giusto, mi ha dato delle belle soddisfazioni con la configurazione del Uscite camion adesso. giusto. Comunque sicuramente il Volvo è maestoso, questo dobbiamo dirlo. Poi ho visto diversi video, insomma, li ho provati proprio tutti, e ovviamente più sono potenti e meno sforzo fai, per cui io anche allo Scania, con cui attualmente gioco in multiplayer, ho lasciato il motore da 560 cavalli, che sono più che sufficienti dal mio punto di vista per trasportare, diciamo, carichi medio pesanti. Ecco, poi ovviamente se si vuole trasportare
la gru o carichi maggiormente pesanti, insomma, per ridurre i consumi certamente ci vuole un motore più potente. Però io, per esempio, ho trasportato una locomotiva con un DAF XF 105, che poi anche l'ultimo modello ha la stessa motorizzazione. La differenza è che, essendo meno potente, insomma, ha consumato più gasolio, però a parte quello, insomma, comunque ce l'ha fatta, quindi è una soddisfazione. E il tuo primissimo camion che hai provato su Eurotruck, qual è stato? Il mio, l'ho detto, era il Liveco, quello lì da 99.000 euro. Mi sono scordato come si chiama, l'Eurostar pare che si chiama, una cosa del genere. Comunque è stato il Liveco, partito proprio così, e poi man mano, man mano, sono passato al Renault, il Magnum, poi finalmente ho preso il Volvo, lo Scania, e poi insomma ho fatto un po', dopo un bel po' di anni, grazie ad una piccola idea che mi era venuta con un sondaggio su alcuni gruppi Facebook, che sono Danke Transport SRL e l'angolo dei simulatori. Creavo dei sondaggi e ogni settimana mi portavo un camion diverso, li ho provati tutti. Tu hai un account su Facebook, Matt? Tenersi a destra e poi uscire a destra. Perché se eventualmente hai un account Facebook, Uscire a destra. se posso consigliarti di iscriverti a questi due gruppi, l'angolo dei simulatori e Danke Transport SRL, lì si parla in generale dei simulatori, l'angolo dei simulatori, e quindi simulatori di camion, farming, American Truck, Tenersi a eccetera, destra. eccetera. Se ti va, mi farebbe enormemente piacere leggerti lì, e poi insomma ti commenterò con il mio profilo personale. 35 camion alla faccia della miseria. Cioè, in pratica hai una flotta enorme. Io non so quanti ne ho, però al momento i rimorchi non li ho presi, perché mi sto facendo due conti per capire quali rimorchi prendere e dove metterli, perché poi è un po', devi sapere che io sono un po' così, non dico strategico, ma quando devo fare una cosa e devo investire, devo sapere dove posizionare in modo tale da avere un rientro economico. Però al momento, se non ricordo male, ho solo 5 rimorchi sparsi in diversi punti dell'Europa. Camion, eppure io la stessa cosa l'ho fatta veramente l'economia proprio al massimo. Io, per esempio, quando qualcuno mi chiede un consiglio su come iniziare a giocare su Euro Truck o American Truck, in generale dico sempre di fare in questo modo: fare i lavori da dipendente, poi una volta raggiunto il budget per acquistare un piccolo camion economico, si compra quello lì, che ho fatto anche io. Dopodiché, appena hai l'occasione di comprare il garage in un altro stato, in un'altra nazione, lo compri, e il camion con Tenersi a cui sinistra.
hai viaggiato per guadagnare, lo lasci al collaboratore in quel nuovo garage e tu, come nel caso mio, io me ne vado in giro facendo il lavoro da dipendente. Questo finché non mi permette, a parte finché non ho il budget, quindi per poter acquistare un camion e un garage, e poi finché non posso eventualmente fare un piccolo prestito, eventualmente, però io solitamente lo faccio sempre liscio, cioè lo faccio all'infinito finché poi i collaboratori non salgono di livello, e quando sono saliti di livello e quindi entrano un po' più di soldi, inizio a prendere qualche camion, diciamo, leggermente più costoso. Diciamo che ognuno ha una propria, non la definisco strategia, ma un suo modo di organizzarsi ed organizzare la carriera e gestire appunto il proprio patrimonio. E io così, diciamo, sono salito abbastanza velocemente di livello. Poi la cosa che io consiglio, sì, ma infatti pure io Eurotruck l'ho acquistato a, se non mi sbaglio, settembre-ottobre, quindi insomma, ai ai ai, attenzione, se gentilmente puoi evitare di mettere in maiuscole che il bot è un po' sensibile. E ti dicevo che è dal 2012 che insomma ci gioco ad Eurotruck e ho visto anche i grandi progressi che hanno fatto gli sviluppatori. Sì, pensa che io all'inizio l'ho comprato sul CD. Poi lessi su internet che c'era la possibilità di sbloccare gli achievement o arcament, e quindi mi andai a documentare e vidi che c'era questa piattaforma che si chiamava Steam. Quindi ho riacquistato il gioco e da lì poi ho iniziato ad esplorare, e quindi la DLC, tutte queste cose qui, all'inizio le ho prese su Steam, poi ho scoperto sto sito internet di cui ti parlavo prima, e da lì poi ho comprato più di una decina di giochi e ho risparmiato un bel po' di soldini. Ovviamente questo sito internet, una volta effettuata la transazione, ti rilascia nel giro di qualche minuto, ti lascia anche la chiave digitale, la quale una volta inserita nel riscatta codici, una cosa del genere su Eurotruck, ti permetterà poi di scaricare il gioco piuttosto che la DLC. Perché all'inizio quell'altro lì invece bisognava andare sul sito internet, però non era compatibile con la ProMod, e quindi ci ho giocato con il CD, l'ho installato e ci ho giocato sulla mappa base così. Poi dopo penso 10 giorni l'ho riacquistato su Steam, e da lì poi sempre Steam, DLC e tutti gli abbellimenti nelle cabine, i paint job. Quando costavano poco, li acquistavo questi DLC. E invece tu com'hai? Ah, poi come ho conosciuto Eurotruck? Allora, ho conosciuto Eurotruck perché nel 2011 su PS3 giocavo a Gran Turismo e cercavo su Google un'alternativa su PC come simulatore di guida, e mi uscì sto Eurotruck. Scaricai la demo
vidi che mi piacevi, appunto poi acquistai il CD. E tu invece, come sei venuto a conoscenza di Eurotrack? Vediamo un po' se riusciamo a trovare un distributore di carburante. Vabbè, che mo sto utilizzando la tecnica del risparmio carburante. Mezzo lanciato in velocità, metto in folle e poi si va. Ah, ecco. Quindi diciamo così, non come me non lo conoscevi, ma te l'ha regalato qualche appassionato del genere oppure così, l'hanno visto perché c'era un noto negozio di videogames che insomma sparso un po' nei vari centri commerciali d'Italia che vendeva tutti questi giochini, io pure lì, da lì, sono andato a prendere. Ah, quindi è stata lei, insomma, che ti ha fatto un ottimo regalo. E direi proprio di sì, essendo un appassionato di camion. Ha fatto felice, ah, diciamo che ti ha fatto fare un salto e ti ha fatto toccare il soffitto. Immagino, posso solo immaginare perché poi è andata anche a colpo sicuro, quindi ha detto vabbè, visto che lui c'ha la passione per i camion, io mo gli trovo qualcosa con i camion. Come si dice? È come il cecchino, one shot, one kill. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Ma qua sono arrivato, mi sa. Sono già arrivato a Brest. Ho fatto Brest qua. Devo ricordarmi però di rabboccare il mezzo. Uscire adesso. Com'è la live, Matte? Matteo, ti chiami? Vabbè, Matte, dai. Com'è la live? È fluida oppure ci sono cali di fotogrammi, perdite di fotogrammi? Se mi fai un po' il regista così, sto tranquillo pure io, perché ogni tanto qua la live fa un po' di capricci. Mateus, Tenersi a ok. Ah, sinistra, è proprio il tipo tuo nome. puntare a Caspita. sinistra. Mateus, c'era un giocatore, mi pare, del Milan che si chiamava Mateus, Wallace Mateus, una cosa del genere, ma ti parlo di un giocatore che giocava nel Milan negli anni 80, quando c'era il grande Ruud Gullit. Ok, grazie allora per Mateus, per il check. Voltare a sinistra. E forse qua mi dovrebbe sbloccare anche l'achievement per il trasporto Prepararsi a voltare a sinistra. delle Cus qua. Lothar. Voltare Che a sinistra. genere è questo qui? Sempre simulazione di guida. Finalmente siamo arrivati.
Oh, perfetto. Sì, infatti adesso vediamo un po' di trovare. Ah, sta proprio qua vicino, ottimo. Anche perché poi martedì prossimo mi trovo già. Oh, che. Ah, il rimorchio di. Mi sono scordato. Martedì prossimo, io poi ogni martedì porto il. Faccio la live dedicata al Turbostar di Ralph Garage. A destra. Sto ricalcolando il E percorso. quindi se sei appassionata, beh, io Andata. tutta la settimana tranne il lunedì faccio streaming e Andare a destra. porto un po' di tutto da Eurotrack a Ranch Simulator, Farming Simulator, American Truck, porto Bio Resident Evil. Insomma, diciamo che cerco di offrire un Andare palinsesto dritto. abbastanza, A destra. ampio e cercando di, come dire. Ora non mi viene il termine giusto, diciamo accontentare, no accontentare, scusami, essere l'indice di gradimento dei follower, ecco. Convogli sì. Non so se prima hai sentito, se vuoi, se ti piace fare i convogli. E sei su Facebook, c'è un gruppo Facebook che si chiama L'Angolo dei Simulatori. Lì tra qualche settimana si inizia ad organizzare il convoglio. Se ti fa piacere, puoi insomma aggregarti, così insomma posso anche salutarti dal mio profilo personale e poi Valore totale, premio, seconda uscita. O eventualmente non hai Facebook, magari puoi entrare nel server da Blogistica e quando poi Uscita si a destra. organizzano i convogli, io poi lo metto in bacheca e quindi sai che puoi partecipare. Se eventualmente, ti ripeto, hai un account Facebook, l'angolo dei simulatori. Trovi un banner con la nave, l'aereo, insomma, te ne accorgi. L'angolo dei simulatori. Basta che dici di punto esclamativo social amici, tutto attaccato, e ti escono i link per questi due gruppi. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Mi sono ricordato che almeno questo comando l'ho inserito nel bot, è un Uscita vecchio adesso. comando. Punto esclamativo, social amici, tutto Dirsi a destra. attaccato. E ti esce il link. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Voltare a sinistra. Eccoci arrivati, sani e Perfetto. salvi. Poi quando entri in chat scrivi nel messaggio da Blogistica 1, poi appena entro nel un saluto da Blogistica 1, poi appena entro nel canale ti saluto dal mio profilo personale. E allora doppiamente grazie arrivati a questo punto per il follow e soprattutto per la compagnia, anzi triplo.
per la compagnia e per avermi onorato della tua presenza nel canale. Allora, quasi quasi faccio una bella foto per vedere se riesco a fare la copertina, anche se così vuoto non fa niente. Ok. Perfetto, allora io, il nostro tour settimanale con il mitico Turbo Star di Ralph Garage termina qui. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre qui su Twitch, dalle 16:30, 16:30. Il video sarà disponibile su YouTube. Esatto, sì, sono amici. Il video sarà disponibile su YouTube il giovedì dalle 12. Se siete interessati ad acquistare il gioco di Euro Truck Simulator e tanto altro, o la mod base, o la mod in generale di Rough Garage del Turbo Star, troverete i link nella descrizione del video, oltre ovviamente ai link dei miei canali social. Approfitto ancora per ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale, come ha fatto l'amico Matt quest'oggi in diretta, e tutti coloro che durante la replica si iscrivono al canale, che lasciano un messaggio, e dedico un ringraziamento particolare a coloro che sostengono il canale con i bit, con i cheers e con le sub. E a proposito di sub, se avete un account Amazon Prime collegandolo a Prime Gaming potrete sostenere questo piccolissimo canale in maniera gratuita e così, insomma, permetterete di poter in qualche modo migliorare un pochettino la qualità dello stream. So, thank you so much for being here. With our rendezvous with the Turbo Star Baraf Garage for today ends here. We will meet next week on Thursday. You will find this video on YouTube. Grazie Matt, buon proseguimento e appena poi posso ti vengo a salutare sul canale. Grazie ancora per il follow. E grazie soprattutto per la compagnia. You will watch this video on YouTube on Thursday. If you are interested to buy Euro Truck Simulator 2 or other game discounted, you will find in the description of the video, you will find a few links that are the link where you can buy the game discounted, a couple of links that are the website of Rough Garage and the Facebook page. You will find as well two links that are my social media channel. I want to say thank you everyone for following the channel, particularly to people who leave a follow to the channel while I am in replay. I want to say thank you as well who leave a message and particularly to people that choose to support the channel by the bits,
the chairs and the sub. And if you have Amazon Prime, you can use your Prime Amazon for free with the Prime Gaming, and you can support this small channel. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Notre rendez-vous du mardi avec le Turbo Star de Ralph Garage pour aujourd'hui, il termine. Notre rendez-vous, c'est pour mardi prochain à 16h30. Si vous êtes intéressé, achetez le jeu Euro Truck ou autre jeu et pour console, PC, etc., etc. Vous allez trouver un lien dans la description du vidéo. Vous pouvez acheter les jeux et programmes à prix réduit. Vous allez trouver aussi les liens pour télécharger la mode de Ralph Garage, donc le site internet de Ralph Garage et sa page Facebook. Je veux cueillir l'occasion pour remercier tous ceux qui supportent le canal. Notre rendez-vous, c'est pour avec les bits, avec les tips, les cheers et avec les saps. Et à propos des saps, si vous avez un compte pardonnez-moi, un compte de Amazon Prime, vous pouvez relier votre Amazon Prime ou avec Amazon Gaming et vous pouvez supporter le canal gratuitement. La vidéo de cette live, vous pouvez la regarder en réplique. Aussi, vous pouvez la regarder sur YouTube, dans ma chaîne YouTube le jeudi. Merci beaucoup à tous. Thank you so much everyone. Grazie a tutti per essere stati qui. E stato buona. Ciao ciao.